giorno più felice della mia vita. Poi naturalmente questo lo sanno tutti, anche se questo non viene detto. Ci sono gli accordi di Monaco. 1938 ci sono gli accordi di Monaco. L'Unione Sovietica viene esclusa e la Cecoslovacchia viene di fatto consegnata alla Germania nazista. Si potrebbe anche procedere, di fatto c'è un accordo tacito anche al momento della sollevazione di Franco contro il governo repubblicano spagnolo. L'Unione Sovietica difende il governo repubblicano spagnolo e l'Italia fascista e la Germania nazista armano Franco e le potenze occidentali impediscono che venga armato il governo repubblicano spagnolo, che è difeso soltanto dall'Unione Sovietica. Quindi in realtà l'Unione Sovietica giunge per ultima a stipulare un patto con Hitler e giunge per ultima in una situazione tragica, dicono oggi anche storici inglesi, per esempio, in una situazione tragica, nel momento in cui subito dopo il patto di Monaco si ha nettissima la sensazione che l'Occidente voglia dirigere o deviare contro l'Unione Sovietica la bestiale macchina da guerra nazista. Quindi questo è il primo punto che bisogna tenere presente. Il secondo punto che bisogna tenere presente, che non viene tenuto presente, è questo. Voi sapete che con l'inizio della guerra, a subire l'orrore dell'aggressione nazista è la Polonia. E naturalmente la nostra simpatia non può che andare al popolo polacco, questo va da sé. Però c'è una tendenza sbagliata sul piano storico, su cui io voglio richiamare la vostra attenzione. C'è una tendenza sbagliata, cioè è dire, ecco, la Russia zarista opprimeva la Polonia, ed è vero. Successivamente c'è l'accordo tra l'Unione Sovietica e la Germania nazista scatena la guerra contro la Polonia, cioè si ha la sensazione che la Polonia sia stata sempre vittima. Non è così. Intanto perché sul piano storico non ci sono vittime permanenti. Questo oggi per esempio lo dice Israele, per cui oggi chi critica Israele diventa un antisemita, mentre invece la storia è piena di esempi di paesi, di entità politiche che dopo aver subito l'oppressione diventano oppressori esso stessi. La storia della Polonia e anche la storia del rapporto della Polonia con la Russia è molto più complicato. Nella storia della Russia c'è stato il periodo dei disordini, propriamente detto siamo agli inizi del 600 e la Russia sembra stia per crollare, sta diventando una colonia. E sapete chi c'è in quel momento a Mosca? Ci sono i polacchi. Cioè la Polonia è anche la storia di una grande potenza con ambizioni espansionistiche. C'è poi la rivoluzione d'ottobre, anche grazie alla rivoluzione d'ottobre che la Polonia conquista l'indipendenza, perché la rivoluzione d'ottobre segna appunto il diritto all'autodeterminazione del popolo polacco. E però in realtà abbastanza presto la Polonia cerca di smembrare la Russia sovietica, successivamente 1926 va in Polonia Pilsudski, che è un fascista, e la Polonia per tutto fino al 1939 è strettamente alleata della Germania imperiale. Il 1934 il ministro degli esteri polacco Beck dichiara: ci sono due formazioni politiche indubbiamente condannate a scomparire, l'Austria e la Cecoslovacchia, che sono appunto le due formazioni che vengono inghiottite dal Terzo Reich. Quando ci sono gli accordi di Monaco, l'Unione Sovietica esclusa,
Ma la Cecoslovacchia è costretta a capitolare anche perché la Polonia lancia un ultimatum e partecipa allo smembramento della Cecoslovacchia assieme alla Germania nazista. La Polonia si prende pesce, per chi volesse sapere. Quindi è questo quadro che bisogna collegare. Qual è la differenza? C'è però una differenza. Io ho detto che per esempio nel 1933 il Vaticano fa il concordato con Hitler e il partito cattolico si scioglie per appoggiare Hitler. Qual è la differenza? La differenza è che anche nel corso del breve periodo del patto di non aggressione tra l'URSS e la Germania, anche nel corso di questo breve periodo, il partito comunista tedesco non si scioglie e continua a combattere contro la Germania nazista, e contro la Germania nazista continuano a combattere anche altri partiti comunisti, e Stalin, come risulta di qui, incoraggia la resistenza anche dei popoli come per esempio la Jugoslavia a resistere all'attacco nazista. Quindi le cose stanno in questi termini. Naturalmente, ed è questo l'ultimo punto che voglio trattare, mi spiace se sono stato un po' lungo, ma l'ultimo punto che voglio trattare, non si tratta di edulcorare questo tragico periodo storico. Non dobbiamo dimenticare il Gulag, assolutamente non bisogna dimenticarlo. Come procede questo libro nel trattare il Gulag? Se ne parla a lungo, se ne parla, non è che non se ne parla. Ancora una volta procede con due criteri: il metodo comparatistico, che l'ho già detto, e per un altro verso, per il Gulag non cita fonti sovietiche filo comuniste, cita ancora una volta, per esempio, cita soprattutto una studiosa americana, Applebaum, questa volta il libro è tradotto, chi vuole lo può leggere da Mondadori, si chiama per appunto Gulag. Va bene, allora, il metodo comparatistico. Il metodo comparatistico è questo: quando si dice c'era il Gulag in Unione Sovietica, nella Germania nazista c'era il Lager, quindi Gulag uguale Lager, Hitler uguale Stalin. Ecco, la prima cosa che si dimentica è questa. Intanto, l'universo concentrazionario, il campo di concentramento, non c'era soltanto in Unione Sovietica e nella Germania nazista. C'era per esempio anche negli Stati Uniti di Franklin Delano Roosevelt, che subito l'inizio della guerra tra Stati Uniti e Giappone, Franklin Delano Roosevelt con ordine esecutivo fa rinchiudere in campi di concentramento tutti i cittadini americani di origine giapponese, compresi donne e bambini, che ci rimangono ancora dopo la fine della guerra fino al 1948. E anzi, questi cittadini di origine giapponese Roosevelt li fa catturare e rinchiude in campi di concentramento anche in America Latina, che in teoria insomma non c'entravano niente. E quindi il metodo comparatistico è, per esempio, ma cosa dobbiamo dire di quello che avveniva, per esempio, indipendentemente dalla guerra, prima ancora della guerra, negli Stati Uniti di Franklin Delano Roosevelt. Vi devo dire che in questo libro ci sono alcune pagine orribili, io non ve le leggo, chi vuole le può leggere, sul modo in cui ancora negli Stati Uniti di Franklin Delano Roosevelt, quindi siamo negli anni 30, come venivano organizzati i linciaggi dei neri come spettacolo di massa che si prolungava per ore intere. Ci sono pagine orribili e non a caso i neri statunitensi guardavano a Stalin come al nuovo Lincoln. Lincoln, chi non lo sapesse, è colui che aveva diretto l'Unione nel corso della guerra di secessione e poi aveva sancito l'abolizione della schiavitù nera. E Stalin, agli occhi di questi afroamericani, sarebbe stato il nuovo Lincoln, anzi il nuovo e vero autentico Lincoln, perché avrebbe abolito una volta per sempre anche la schiavitù sostanziale che continuava a sussistere. E per il resto si paragonano
i due il Gulag da un lato e il Lager nazista dall'altro. Ma quando io ho letto ancora una volta questo libro di Applebaum, che è una studiosa statunitense, che vuole dimostrare che Stalin è uguale a Hitler, quando l'ho letto sono rimasto anch'io sorpreso, perché almeno per tutto un periodo da del Gulag sovietico un quadro che sembra persino propagandistico nei confronti dell'Unione Sovietica. Ma ripeto, questo libro lo potete leggere, è stato pubblicato da Mondadori.